Villa Caldari, frazione del comune di Ortona, non è più zona rossa. Lo ha stabilito ieri l'ordinanza firmata dal presidente della regione Marco Marsiglio e che fa leva sulla relazione della ASL di Lanciano Vasto Chieti a seguito dei risultati dei test cui si sono sottoposti domenica i cittadini residenti a Caldari. Ottimo il dato della partecipazione, test effettuati a 656 persone con un solo caso di positività al Covid. Coi pazienti già infetti e posti da giorni in isolamento, secondo la relazione non appare ulteriormente prevedibile una riaccensione del focolaio epidemico, considerando il perdurare dei provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla normativa nazionale e regionale. Siamo lieti, logicamente soddisfatti, non solo per la revoca in sé per sé, ma soprattutto per il risultato di questa indagine epidemiologica che ci tranquillizza tutti, tranquillizza soprattutto i residenti di Caldari, ma tutti noi. Io innanzitutto voglio ringraziare la direzione generale della ASL, il dottor Scelli, il suo profilattico di Teramo che è stato appunto delegato a questa indagine, la regione Abruzzo, l'assessore Veri, tutti quelli che hanno voluto portare avanti questo progetto, proprio un progetto pilota sulla zona di Caldari. La cittadinanza ha risposto benissimo perché hanno circa 650 persone si sono sottoposte a tampone e prelievo sieropositivo. Per quanto riguarda i tamponi, adesso daremo la risposta singolarmente, verrà data ai cittadini che l'hanno effettuato. Invece per quanto riguarda il prelievo serologico, la ASL, ma questo a livello nazionale, si è in attesa della validazione di questi esami che, sapete tutti, non sono ancora validati. A quel punto daremo risposta anche sul prelievo serologico. Io voglio cogliere subito questa occasione e vi ringrazio per fare una comunicazione importante. Da più parti mi arrivano segnalazioni che si intende zona rossa tutta Ortona. Io vorrei smentire questo chiacchiericcio, perché non risponde a verità. La zona rossa è stata istituita solo per la frazione di Caldari, addirittura pare che ci siano degli spedizionieri che non vengono ad Ortona, non portano merci ad Ortona ai privati perché è zona rossa. Voglio smentire categoricamente questa voce perché non risponde al vero. Anche il comune di Ortona guarda ora alla fase 2 e alla ripresa graduale delle attività, sempre con la massima attenzione nel rispetto delle attuali regole. Io ho cercato di far capire ai cittadini che il restare a casa, il rispetto delle regole, limitare al massimo i movimenti era la situazione migliore per contenere la diffusione del contagio. Io sono stato ascoltato dai cittadini e li ringrazio tutti, ma adesso non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare sempre con lo sguardo alla ripartenza economica. Oggi abbiamo riaperto anche il mercato coperto con delle prescrizioni ben precise. E al mercato coperto si accede solo con dispositivi di protezione. Abbiamo avuto anche persone che sono venute senza mascherina questa mattina, non hanno fatto ingresso nel mercato.